è uscito il nuovo Daltanus, il GX59R, in colorazione vintage, ma a me non è scappato il click e secondo me ho fatto una cazzata. Non è da lei, no, sincero, non è da lei. No, 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 però sto sentendo. C'è un ciocco. C'è un ciocco, senti, un ciocco. Di un certo, di una certa vibrazione. Ma cos'è questa? Oh, oh. È brutto mondo. Ma cos'è? Ma cos'è? Cazzo. Ma che roba è? Ma arriva qui. Vieni qui, vieni qui. Cicino, cioè, cosa... non lo so. Ma è una DeLorean. Sì. Ma chi è? Ah, non lo saprei. Ma è lei, ci sei? Sì, sono io. Ma mi conosce? Ho una consegna per lei. Cazzo. Attenda. Una consegna dal passato o dal futuro, non me lo ricordo. Ma questo è il robot del futuro, vintage. Mi ha detto di consegnarlo a lei. Cazzo, grazie. Non so come tutto questo sia possibile, però questo è veramente una cosa scioccante e non prevista. È un vecchio sensei del futuro dai capelli bianchi, mi ha detto di consegnarle e io faccio solo quello che mi hanno, che mi hanno detto. Porca vacca. Purtroppo adesso devo scappare perché ho altre consegne da fare. Cavoli. Ah, una cosa. Se un giorno avrà dei figli, sì, e uno di questi le distruggerà la sua collezione di robot, eccetera, siete buono con lui? Beh, non lo so se sarà buono. Lei adesso mi ha detto qualcosa di un... Devo scappare. Ci vediamo nel futuro o nel passato. Arrivederci. Stia bene. Porca vacca. Sì, sei. Io sono allibito. Non, ma è possibile secondo lei una cosa del genere? Non lo so, ma solo sul potere robotico possono succedere queste cose. Ma mamma mia, niente. Ciao, ragazzo del futuro o del passato? Oh. Non so più che cosa dire o che cosa fare. Comunque, è arrivato. E secondo me lo recensiamo. Secondo me sì. Amici di Potere Robotico, siamo qua da un futuro passato lontano, è arrivato con noi il Daltanus, il robot del futuro, in una versione passata, ossia... Presente futuristica. Vintaggiosa. È un po' un casino. Non si sa bene come definirlo questo... Cioè, dal futuro è arrivato un vintage, esatto, che però è moderno. Esatto. E tra l'altro... Il top. Se, cioè... Se non vi piace e non vi... Ma sto notando adesso la sua maglia, stronzone. Bellissima maglia. Sì, no. Potrebbero... Quelli che non sono di Parma potrebbero... Ma sai, dopo che vanno a vedere... non capire... Però Sexy Disco, secondo me, potrebbe dire qualcosa. Intuiscono. Chi non è di Parma potrebbe non capire la mia maglietta. Però il Sexy Disco, secondo me, è internazionale. Vabbè, come... sì. Però dunque, mi sono già perso. Si è già perso. Si giri, straccione. Faccia vedere, perché c'è anche la seconda parte. Lei è quattro. Allora, vengo dal bar, allora mi hanno detto, questo era il quarto anno. Il quinto anno mi hanno dato il diploma. Ok. Sempre per quelli che sono di Parma e di Reggio. Ok. Ho fatto l'università Pippis dopo. Però per chi non sa chi la zona... Ma guardi, secondo me se uno scrive bla bla che poi non so, o Pippis Bar, vabbè. Secondo me un po' di pubblicità gliel'abbiamo fatta adesso, non volutamente, ma gliel'abbiamo fatta. Poi dopo chi vuole intendere intenda. Quindi, va bene, se comunque. Dopo un intro del genere non vi scrivete, e non mi riferisco a questa, ma a quell'altra, io non so che cosa dobbiamo fare. No, non usciamo più di così. Cioè, più di così noi non ce la facciamo. Oltre quindi, non possiamo andare. No. Comunque, abbiamo due bottiglie, esatto, di Medebrea. Esatto. Perché? E tra l'altro, con lo stesso contenuto di birra, ma diverse. Perché cosa È vero, abbiamo anche una Moretti e una Medebrea. E cosa abbiamo stasera? Parte adesso aprire, adesso le apriamo, beviamo, e poi dopo vedremo che cosa abbiamo come portata principale. Ah sì, ma secondo me abbiamo capito qual è la portata principale. Non si sa mai. L'hanno letto sotto.
Ma è... O magari l'hanno visto prima. Dunque, abbiamo un bottegaio. Ha scelto, vuole scegliere. Abbiamo un dottor Lobo. E il bottegaio finalmente paga da bere perché ci ha rotto il cazzo ormai già da un mesetto. Forse più. Per il macchinone nuovo. Oh. Grazie ai miei iscritti mi sono comprato il macchinone. Esatto. Iga. Quindi qua vediamo chi c'ha i soldi e chi no. Chi li spende bene e chi no. Sappiamo che fa schifo. Esatto. Aia. E fa anche... Sì, no, soprattutto fa schifo. Soprattutto schifo. E fa dei danni. Sì, non riesco a gestire. Pensi che non ho ancora bevuto e non riesco già a gestire. L'aiuto. Sì, grazie. Prego. Perché il pensiero del vintage, sensei. Sì, quello mi disturba un po'. E ci corre dietro, no? Niente, ah, no, 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 non cade. Quindi, prendiamo alla macchina. Oh, del bottegaio. Bottegaio. E via il bottegaio. Macchina bagnata, macchina fortunata. Bene. Adesso vaga cacchi, impianta un stufone dalla Madonna, tu che sei un pochino. Vabbè, basta che maspi me. No, no, succede, no, spero, ma proprio no, che no, no, no. Tanto è poco lontano lei da qua. Sì, no. Allora, questa la appoggi la appoggiamo sono di qua. Sono contento che al Sensei piace il colore, va detto. Bene. Io l'ho scelto in funzione di ciò. Ed ecco il pezzo da 90. Oh, vabbè. E siamo finalmente arrivati alla, al robot. Al succo. Al succo. Che probabilmente questa recensione durerà 2 anni. Oh, spero, ma no. Io un po' come questa sensazione. Non lo so, però secondo me una caricata di batteria non sarà sufficiente. Può darsi, vediamo se dura anche la scheda e non la saturiamo, però apra. Senza indugio. Comunque ragazzi, negli ultimi tempi abbiamo fatto tanti Daltanius, ne abbiamo fatto uno Piccinaia, uno Tristone. Tra l'altro in questo periodo caldo e afoso sta continuando ad arrivare roba manetta, che di solito arriva nel periodo un po' più invernale. Anticipano per ciò che sarà poi più avanti. Solo a lei, perché io sto aspettando l'Optimus Prime. Però c'è da dire una cosa, che Bandai vince un po' per paraculaggine. Nel senso che questa qui è l'ennesima versione, va bene, è un prodotto già uscito. Però la differenza, secondo me, che c'è fra questa versione R e altre versioni R, sì, è che questo Daltanius era particolarmente aspettato dai vintaggioni. Ah, beh, può essere. Tipo Dottor Lobo. Certo, può essere, dai vintaggisti. Cioè, rispetto a altre ricolorazioni, questa era abbastanza attesa. Quando io ho visto la scatola, quando io ho visto la cresta del leone, ho detto... Si è andato qua a richiamare qualcosa. Sì. Allora, vediamo un po' come si presenta all'interno della confezione. Grazie un po' di più. Ok. È che tra tutte le buste, bustarelle, eccetera, si va a vedere un po' poco. Adesso andremo a vedere un attimo con più calma. E poi sotto c'è il classico aiuto. Porta armi. Figa, come cazzo. Ecco. Allora sì, ci sono tutte le varie armi e armette. Allora, un attimo che qui adesso è la parte importante, vi faccio vedere le armi e armette. Allora, cosa abbiamo? Abbiamo la lama Cosmi, i raggi Sigma, lo scudo, i copri spazio, insomma qui tutte le platforming, se vogliamo dire. Parti dello stand, armi del maglio di Antares e poco più. Qui dopo ci sono questi pugni un po' queste punte perforanti. Però vabbè. Di qua? Sì. E andiamo a vedere la parte, quella succosa, ossia dove c'è anche il polistirolo. Allora, togliamo il coperchio. Vi faccio vedere anche un particolare, le istruzioni che proprio c'è un richiamo al vintage. Proprio sputtanato, proprio. Fortissimo. Vabbè, sappiamo che Sensei non gode. Vintage. Però, tra l'altro, il Daltanius fa proprio quel robot che io... avevo avuto da piccolo, ma in questa versione sì. Mi ha fatto amare tanto i robottoni, perché io con quel giocattolo che l'ho distrutto a furia di giocarsi, mi ha generato però dentro di me una passione che mai si è spenta. Allora, invece questo qui cerchiamo di trattarlo un pochettino meglio, nella fattispecie, ecco. Allora, andiamo. Ci vorrebbero tavoli di 10 metri per... E volendo dietro ce l'abbiamo. Però è praticamente Saturno. È imbandito. Allora, il primo è Stra Rock Gamper. Oh, vintagione.
ha una colorazione un pochettino diversa. Dopo lo vediamo. Sì, sì, dopo faremo tutto. Ah, ecco. Dopo faremo tutto. Allora, qui abbiamo il primo elemento. Tra l'altro ho notato, non so se c'è anche nell'altra versione, questi puntini qua sotto che sono un po' fastidiosi, vedete che sono quasi dei difetti di... No, ci sono. Sì, è rimasto. I puntini. Qua, tra l'altro, c'erano i segni di sprue che nella versione precedente, quella, che invece qua sono meno... Vede che lì sono meno accentuati. Ce l'abbiamo. Allora, vabbè, comunque qui abbiamo... E ha una colorazione un po' più opacizzata rispetto ad altri elementi che adesso andremo a vedere abbastanza, speriamo, rapidamente. Allora, andiamo a prendere l'elemento, quello che secondo noi è il più vintaggioso di tutti, il dell'otto. Ecco. Per lei è il pezzo forte, sì, per me è il pezzo debole, ma vabbè. Gusti, vediamo se troveremo nel corso della serata una mediazione. Abbiamo Beralios, con il suo bel oro patacca e la testa veramente vintaggiosa. Vintaggiosa, con la cresta proprio d'anni 70. E con quest'oro che secondo me è di per sé è anche fatto bene come oro, come era anche poi la versione vintage. Certo, che la vediamo. Un attimo. Calmi. Perché qua abbiamo tutto, cioè Potere Robotico ha tutto. Stasera ha fatto una recensione che vediamo se passerà agli annali. Ecco. Insomma. Sì, ha fatto razza di Daltagno. Sì, cioè ha chiamato tutti, portate Daltagno, tutti, quello che avete smontato, tutto quello che si poteva, tutti i Daltagno, tutti. Addirittura è arrivata gente con i Daltagno che manco sapevo che avevano. Quindi, pensi un po'. E tra l'altro io mi sono dimenticato a casa che volevo prendere su anche l'Action Toys, pensi un po'. Qui mi sa che dobbiamo tirare fuori piedini o no? No, è così, è già così, ok. Magari tiri in giù i pugnetti. Ok. E qui abbiamo Antares che però poi faranno in GX da solo. In full action magari. In full action. Così lei sarà contento. Sì. E il giornalista farà le proprie scuse. Allora, un attimo, prima di fare delle comparazioni, andiamo a vedere un po' questi tre soggetti. A colpo d'occhio, poi adesso vi daremo con quelli della precedente versione GX59, se vi dovessi dire Antares e Gunper, sì, ci sono delle differenze, ma passerebbero tra virgolette inosservate. La vera differenza la fa Beralios. Peraltro, come vi era già stato anticipato, c'è una seconda testa che per me questa quella testa qua è bellissima. Ecco, infatti anch'io stavo per dire, questa invece mi ha veramente, con questo lucido eccetera, è veramente poi un po' la doppia colorazione, c'è dello shading che c'è anche su quella vintage, è diversa, ma infatti quella è proprio, cioè questa testa qui vedremo le differenze che c'è su quell'altra, ma qua secondo me abbiamo abbiamo fatto centro. Rispetto all'altra, secondo me, però questa è un po' più delicata per via della colorazione, mentre l'altra è un po' più plasticosa, un po' più di pasta, di plastica e quindi meno... Non tradisce. È chiaro che quell'altro ha solo una testa. Sì. Qua ce ne sono due, quindi insomma, se sei proprio così asino da andarlo a sfrisare, noi te ne abbiamo dati due. Ti tieni dopo quella non sfrisata. Insomma, cerchi anche tu di stare un po'... Che lo scalp è lo stesso di quella vecchia, solo... Sì. Che probabilmente si amalgamerà meglio all'oro. O almeno io penso, non lo so, secondo me starebbe bene anche sull'altro. Può essere. Però vabbè, questa adesso la rimettiamo un attimo via e tra l'altro poi dopo qui ci sono altri pezzi che vedremo un po' cosa c'è in più, se c'è qualcosa in più a parte la testa in questo Daltagnus. Allora, come vi ho detto prima, a parte Beralios che cambia, che è veramente
sotto l'occhio di tutti, che è veramente sì. diverso. E anche quest'oro qua, andando a trasformarlo, lei teme? Ma secondo me Bandai ha fatto le cose, però se uno è incauto e non muove le mani nel modo giusto, bisogna starci attenti, ecco, diciamo così. Secondo me sì. Allora, a questo punto, beva, per fare un attimo le comparazioni che dicevano, io partirei un attimo dalla comparazione del vintage, perché abbiamo Beralios vintage, che è quello, poi andiamo a fare le comparazioni con gli elementi singoli. Eccolo qua. E qui abbiamo, che tra l'altro, cioè, pensate voi, più di 20 anni fa, anzi 30 anni fa. Sì, perché è del 1982. C'ha quasi 40 anni. Io quando ero piccolo questo Daltranio l'ho proprio goduto e si percepiva già la quantità di metallo veramente evidente. Ecco, vedete, prendiamo i due Beralios e vedete che è un po' lo sculpt è un po' migliorato, poi posso anche metterlo di qua. E vedete che e poi effettivamente non è che negli anni no, loro due non sono cambiati poco. Anche le dimensioni sono molto simili. Eh sì, beh, l'altezza del vintage. Qui proprio è proprio una citazione para para del Robo vintagione. Adesso qui vedete che il dottor Lobo ce l'ha anche estratto con il lanciamissili di Beralios, che tra l'altro era una delle sue armi nella serie animata, e naturalmente ne è dotato anche la versione vintage come la versione 59 classica. Qui lo si prende, glielo si mette sul coppino, sullo schienone, e si simula la stessa identica cosa. Quindi vedete un po' anche dietro. È chiaro che con il tempo l'ossidazione dell'oro un po' si è fatta sentire. Però secondo me è fatto meglio il vintage che quell'altro. Quella forma qua sì. Perché qua è squadratissimo con questo culo orrendo. Sì, qua invece è fatto. E anche la coda è un po' più sinuosa. Però lì invece è fatta perché poi il codone si gira. Però visto così è meglio questo. È invecchiato bene. È invecchiato molto bene. Ma era un gran bel pezzo questo Daltanius. E quindi è invecchiato molto bene questo chiamiamolo Chobokin dei tempi antichi, che veniva considerato un giocattolo, però. Sì, esatto, un signor giocattolo. Bene, tra l'altro io mi ricordo che quando me lo comprarono costò la bellezza di ben 50.000 lire all'epoca. Ma all'epoca erano soldi. Erano soldi. Io le riporgo e la ringrazio del ora andiamo un attimino a fare i confronti con i precedenti il precedente Chogokin. Quando è che è uscito questo Chogokin? Ma perché non vediamo Antares vecchio? L'Antares vecchio perché non ce l'abbiamo. Ma dottor Lobo, ma io mi aspettavo un Daltanius. Non ce l'ha. Ok, allora io partirei da lì. Faccia le sue scuse. Mi scuso profondamente per non avere Antares e Gumpler. Adesso dato che mi toccherà svegliarmi alle 3 del mattino quando dovremo. Se non 2 e mezza. Se non le 2 e mezza, faccia in modo di trovarle. Allora, ecco qui che appoggiamo Gumper della versione 59 contro la versione 59R e vediamo che le differenze sono minime e dovute soltanto al colore. Laddove c'è il giallo più scuro, qui c'è un giallo canarino, sì. In queste parti, il rosso è un po' più acceso, mentre là è un po' più intenso, il blu qui, anche qui invece è più scuro, qui è un po' più chiaro. Con i puntini. Con un effetto metallizzato. Un po' metallizzato, sì. E anche
mi sembra quasi anche che l'azzurro del vetro della cabina di pilotaggio sia leggermente più chiaro nella versione 59R rispetto alla versione 59. Io ho questa, poi magari è dall'angolazione dove vedo io, mentre il rosso, questo qua secondo me è identico. Il rosso è identico, quello lì della punta. L'azzurro è più chiaro. Però l'azzurro è più chiaro. Dei vetri. A me dà questa impressione. Poi, come facevo notare, qua, questi puntini che saranno dovuti alla lavorazione, qua invece si vedono meno il segno delle sprue, adesso ve lo faccio vedere in piedi, anche la versione 59R, cioè la versione 59 normale, e vedete che forse i segni di sprue qua si vedono leggermente di più, ma i quattro puntini... Beh, tieni su questo qua. Figa, se non si vedono. No, beh, però sul quello normale sono un po' più marcati e c'è un blu più chiaro. Ah, secondo me si vede un po' più di lì. E tra l'altro qua ci sono i quattro puntini che saranno dovuti alla lavorazione che non sono proprio bellissimi. Poi, per il resto, posso dire che a parte essere un po' più chiaro e metallizzato, non cambia molto. No, perché qua ci sono gli stessi che devono essere applicati in questo modo, perché quando c'era praticamente la seconda parte cambiava un po' il sistema di aggancio. Ah, ok. Praticamente Antares veniva lanciato per aria attaccandosi a Gunther. Sì. E questo è quanto. Quindi potete vedere anche sul fianco che le differenze sono solo e sostanzialmente di colorazione, non di natura strutturale, perché il Chogokin è esattamente quello stesso, quindi per questo vi dico che un po' è una mezza paraculata da parte aumentandone enormemente il prezzo. Ora riporgo il gamba e andiamo con la parte forse più con più differenze, quindi con Beraglios. Arriva il buon Bottegaio che ci porge il Beraglios. Gli è evaporata la birra. Mi è evaporata la birra, ragazzi. È già finita. È evaporata, vai. Qua dietro secondo me c'è qualcosa che non va. Che più secchetti, ci sa un po' più caldo. E vediamo qui i due Beraglios. Qui vediamo un attimo. Grazie. Lo sgancia. È così semplice. Non ero preparato a una cosa del genere. No, non ero assolutamente. Avevo paura che fosse complicato, invece è molto più semplice del previsto. Ma la domanda è, io se ho quello vecchio posso metterci quello nuovo? Bisogna vedere se la testa si sta. Se ha lo stesso sistema. Ci provi. Con quella del Bottegaio potrei provare. Ci provi la mattina alle 3 quando si sveglierà per venire a Novegra. E vedrà di che umore è anche. Maledetti. Lo vedrò all'alba. E poi si potrebbe vedere anche di umore pessimo, potrebbe diventare Bottegaio. Lei Bottegaio verrebbe a Novegra alle 4 del mattino? Non ci avete diffisi. Non siete per niente rampanti. Rampanti. Bisogna essere là davanti alle 5 e un quarto. E col biglietto in mano. Col biglietto in mano. Devo infiltrare anche. Per prendere dei furbi. Scusa. Dica. Io credo che sto quella giornata lì. Come sarà poco contento, Per forza. Sarà malmostoso. Allora. Si mette in moto va un po' mica troppo. Allora vediamo che quali differenze sono un po' più notevoli. Il giallo è un giallo più più chiaro, molto più chiaro, questo qua del Beraglios, diciamo del 59R. Le gambe da un giallo pastello
si passa completamente a un oro patacca, super patacca, cromatissimo come era nel vintage, e la testa con questo shading completamente differente dalla cosiddetta, chiamiamola anche versione anime, del nostro Beradios. Qui adesso vediamo il nostro Beradios, che è un chiaro omaggio al vintage come abbiamo visto prima, però vediamo che con una mossa molto semplice possiamo anche togliere la testa quella vintaggiosa, diciamo, e applicare, adesso io l'ho fatta più semplice del previsto, se l'ho sborronato così è più semplice staccarla che attaccarla, boh, ecco qua, e secondo me migliora, sebbene sì. Comunque sia, sì, io preferisco questa testa, il corpo però sia un po' più, secondo me, bruttarello, cioè con quel vintage, cioè con quell'oro lì patacca. Ah, beh, con l'oro patacca. Poi dopo vabbè. Un vintaggioso come il dottor Lobo rende, dice, meglio con l'altra testa. Sì, no, cioè, le piace più l'altra testa. Rende meglio il vintage vero e proprio, secondo me, rispetto. Allora, il vintage vero e proprio è più bello di quel vintage. Ci mettiamo anche il vintage. È più bello di questo qua, sì. Ci mettiamo anche il vintage. Ci mettiamo anche il vintage. Perché comunque Beraglio, cioè la parte più bella del Daltanus. No, è Antares. C'è della birra ancora? Sì. Sì, sì. Dopo lì sono dei gusti, bus. No, nel senso che come corpo il vintage è meglio. No, no, ma io dicevo tra i tre elementi. Ah, beh, allora, secondo me fra i tre elementi... Allora, la testolona più bella è questa qua per me. Sì. Il corpo è più bello questo. Sì. Il cartone animato è questo qua. Però cioè, io ho trovato un difettuccio nel vintage. Cioè, che per me è un difettuccio. La criniera un po' troppo lunga. Ah, beh, vabbè. Secondo me. Gli fa un po' il testone. È chiaro che se noi andiamo a prendere la testa che abbiamo tolto, vediamo che proprio fa il verso con lo squadratura. Sì, sì, anche sì, sì. Al vintage in maniera abbastanza imperiosa. Allora, io vi posso dire una cosa, che il vintage di sicuro non sfigura se messo impalato il Daltanius. Nel momento in cui gli si dà un minimo di posabilità, il vintage ne risente, vabbè, e invece questo Daltanius ne beneficia. Vabbè. Detto questo, che adesso magari torniamo anche alla testa precedente, riponiamo il Beraglios, riponiamo l'altro Beraglio, riponiamo l'altro Beraglio ancora, e andiamo all'elemento che anche a me piace di più nel terzetto, ossia un robot, tra virgolette, fighissimo, qual è Antares. Esatto, perché di Antares bisogna dire due cose. A parte sì che il bottegaio arriva con già le armi, già posato, perché lui è ormai a scuola, ormai è scuola posatura, Se devo far vedere qualcosa di mio, lo faccio vedere bene o non lo faccio vedere. Bravo. Ha ragione. Perché così fa un po' più fatica a... Adesso vedo come riesco a inquadrarlo. Comunque, stavo dicendo di Antares, che Antares sarebbe un robot, adesso lo vediamo in questa forma che... Un po' sacrificato. È sacrificato, nel senso che non ha le proporzioni giuste perché dice... Antares sarebbe un robot che non avrebbe bisogno di altro. Cioè è già bello da solo. Perché è bello per lei? Perché è semplice, ha dei bei colori, mi piacciono le braccia con queste specie di, come posso dire, sono dei bocchioni, esatto, no? Tu te lo devi immaginare con però le gambe un po' più grosse, cioè sono molto proporzionate qua le braccia, Sì, rispetto a quelle che, ecco, che vedemmo all'epoca dell'action mini, del mini action. Sì, perché quella poverina era proprio, cioè sembrava venire dal Cotolengo. Questo qua invece è già meglio. Beh, è anche, volevo vedere, differisce un po' la colorazione, è tutto un po' più chiaro, un po' più chiaro, sì. Però io vorrei dire un'altra cosa, è chiaro che Antares meriterebbe una sua uscita a parte come robot non trasformabile, eccetera, vada, ma secondo me anche gli altri due elementi, un'uscita a parte non trasformabile per migliorare, sarebbe... Vabbè. C'è un Beraglio a parte senza doverlo sacrificare per la trasformazione. Secondo me non sa. Per di per sé
Non ha è un'astronave. Non ha bisogno poi di quelle grandi modifiche. No, un'astronave. Beraglios sicuramente ne beneficerebbe, come ne beneficerebbe assai anche Antares. Allora, andiamo a vedere quelle leggere differenze di colorazione, se ci sono, tra i due. Sai che io non ne vedo particolarmente. Io vedo non so se dire un effetto più metallizzato sul rosso, però sì, c'è l'effetto metallizzato di più sul rosso, concordo, ma proprio ma è una robetta, però e anche sul è più chiaro anche le braccia, vedi, non che sono più chiare, e con un leggero effetto metallizzato, mentre qui c'è il blu cosiddetto vecchio, esatto, non sì, vorrei sì. dire una ciofeca, ma no, vedo, la dica, io vedo il busto e il bacino più grossi rispetto al vecchio Antares. Cazzo, questo non credo proprio. No, secondo me sono uguali. No, io li vedo uguali. Ma io vedo più alto il petto più lucido del nuovo del vintagione che guardi, per vedere, guardi. Dottor Lobo. Ma io li vedo uguali. Io no, per me sono esattamente identici, Adesso poi anche voi da casa, se lei sta facendo delle ritrovate. Ma sì, però sai, qui è più difficile. Però vederlo, vede che gli angoli qui del nero sono diversi rispetto a questi? Sembra più largo qua. Beh, figo, secondo me ci vuole... Lo vede? Secondo me ci vuole il calibro per vedere le differenze. Perché sulle braccia... Guardi, le braccia hanno la stessa identica misura. Lo vede che il nero è un po' più largo qua? Onestamente no. No, io, secondo me no. Oh, poi può essere una mia sensazione. Però magari se li porti vicino, se si vuol confutare... Però guardare meglio, però per me, cioè, su questi sono differenze di micron, Non neanche di millimetri, di micron, se ci sono tra i due. Perché significherebbe rifare lo stampo e per me impossibile. E per me Bandai è la famiglia. La fagnacca deve solamente spennarci. Sì, cioè esatto, non... cioè non è... A parte gli scherzi, secondo me proprio. Forse sono sensazioni. Sì, può essere. Però secondo me, guardi. Sono sensazioni forti. Lo stampo è esattamente lo stesso identico. Quindi abbiamo visto che Antares veramente presenta differenze pressoché minime. Bravo, mentre noi adesso io le ripongo il adesso noi nel frattempo straccione sì. li andiamo a pesare sì, dunque bene, la pesa è di lì, sì. Se ne ricordi che i vecchi sono sui 6? No, mi ricordo che era sugli 8 etti bondanti circa assemblato, ma beh, è un bel gigione, sì. Diciamo che per me Gigione lo diventa quando passa il chilo. Beh, vabbè. Gigione diventa Gigione quando prende quella qualifica quando passa il chilo. Non è come quindi noi. Ragazzuoli, dal chilo in poi, da oggi in poi saranno Gigione. Esatto. Se non passa il chilo non è Gigione. No, è Gigetto. Sì, un normale. No, è Gigio. È Gigio. Perché Gigetto è piccolo. Sì. Allora... Gumper 340 grammi. Bene. Beraglios 265 grammi. Ah sì? E via. Fanno regola supplementare? Figo, si sono dati degli schiaffoni. Sì. E Antares 233 grammi. Quindi più 3 è il più peso, 2 è il secondo, il primo è più leggero. È più leggerino. Poi, adesso vi facciamo vedere, intanto che vi, prima di andare... Intanto che di là lavorano. Esatto, prima che un attimo anche ci stoppiamo, vi facciamo vedere, ad esempio, alcune cose. Per esempio, dov'è? Sono lì. Ah, sono qua le armi. Sì, no, no, ma prapra, dottore, faccia. Aspetta allora che... Ok, no. Sì. Sì, ok, grazie. Prenda il pugno. Ecco, bravissimo. E vediamo che una delle peculiarità del... Certo, sì. Chiaro, delle cose classiche, che tra l'altro... faceva anche quello vecchio. Esatto, ma soprattutto sì, anche quello vintage, sì. Ma che fa anche il 59, sì, insomma, sì. Che rispecchia
pesantemente l'anime, ossia adesso noi qui andiamo prima di fare delle figure del cazzo. Beh, ma cioè sarebbe brutto non farla. Esatto, adesso io non ho schiacciato, ho schiacciato. Si chiude? No. Perché so che era. Mi prende l'altro pugno. L'altro pugno. Pif. Magari andava così, infatti. Ah, sì. Ho fatto le robe di premura, adesso sì andarla a tirare fuori. Ma sa, lei è un po', come posso dire... Impulsivo? No, com'è che mi ha chiamato? Lei un po' mi ha detto l'altro giorno, cos'è che mi ha scritto? È pressapochista. È un po' pressapochista. Sì, è vero. Vedi, lei ha fatto la figura del pressapochista. Però adesso ha fatto giusto. Ha fatto una cagata. No, beh, adesso è giusto. E vedete che qui all'interno sono contenuti i pugni e possono cosa? Fuoriuscire con le madonne. Sì. Bisogna vedere tirandoci delle madonne. Poi e vedete che viene fuori, certo, il pugno come nella serie animata. Perfetto. Questo è ho sentito un elicottero planarmi in terra. Può darsi, beh, ma è tutta natura e quindi questo è un particolare, però vabbè. Ci vediamo fra un anno, esatto, secondo con formazione Sigma. Cazzo, cosa sto dicendo? Aggancio totale, trasformazioni in Daltanius. Visto che perdiamo un po' di tempo, sì, vi facciamo vedere anche un po' l'istruzione. Certo. E tra l'altro qui vedete una bellissima immagine dell'anime. Sì. E vedete qui l'omaggio al vintagione, proprio come ce l'avevo io, come me lo ricordo. Okay. Un omaggio alla serie animata, facendoci vedere uno spaccato. Sa mai che ci vedremo un Daltanius DX con la circuiteria interna? Sarebbe tantissima roba. E adesso qui vedete proprio il vintage nella sua magnificenza, la scatola del vintage, che chiaramente la questa qui, qua ce n'è uno nero addirittura. Sì, è vero, e tra l'altro questo qui è un prodotto rarissimo, cioè tipo si parla di 10.000 euro per avere un Daltanius vintage black. È un po' come dire il Sacro Graal. Poi qui vediamo tutto quello che è contenuto, tra l'altro c'è anche la super balestra. Sì, certo. Poi qui vediamo il delfino spaziale di Antares, le varie armette, come staccarle, come applicarle. Vedete che qui c'era specificato. Il pugno dall'altra parte. Non come ho fatto io, che sono un pressapochista. Sì. Come qualcun altro. Soprattutto stratega. Imbecille. E... stia caro, stia caro. No. Gli faccia aria. C'è il bottegaio che c'ha caldo. E vediamo qui i vari passaggi per la trasformazione. Un attimo indietro per la testolina. Nella testolina diciamo che te la fa vedere non sganciata. No. Cioè ti fa vedere questo movimento stranissimo. A ogiva. Sicuramente però, ogiva. Sì. Che però non mi ricordo se si faceva anche con quello vecchio, sta roba strana. Ma secondo me non saprei. E... vabbè, ci fanno vedere come trasformare il tutto e per arrivare poi si toglie la testa, che c'è un po' di platforming, sì. E si arrivano, ci fanno vedere come utilizzare le varie armi, come creare anche il display stand, sì. Per arrivare poi alla finale del display stand e a robot finito. E uno è felice. Beh, sì, okay, chiaramente sì. Tra l'altro, un particolare che vi voglio dire, la distribuzione italiana è arrivata anche con una discreta rapidità e suppongo addirittura che si è già esaurito per la distribuzione. Quindi ragazzi, chi se l'è preso, se l'è preso. Questo Daltanius News qua è già esaurito? Teoricamente sì. Chi non se l'è preso, se l'è preso. Ma no, ha risparmiato dei soldi. No, però... Ha risparmiato dei soldi. Spenderà un po' di più. Sì, se lo vuole poi sì. E purtroppo non mi posso fare la doppia esposizione, a meno che non sganci veramente, sì, farà magari probabilmente denaro, chissà. Però le vie per i Daltanius sono infinite. Beh, se è esaurito a questo punto sono finite.
Ma non è detto, perché uno dice, non dubiti del sensei, e soprattutto anche della voglia di spendere del sensei. Figa, dottor Mobo, se la vedevo, se sapevo che andava così in difficoltà, no, però la vedo accaldato, è per quello, cioè, mi dispiace per lei, veramente è praticamente pronto. Ragazzi, adesso fra un anno secondo ve lo facciamo vedere. Beh, dottor Lobo, se si vuole togliere la maglietta e far bagnare le nostre fan, vede lei. Può farlo, Con enorme difficoltà, il dottor Lobo è probabilmente dimagrito di 10 kg nella trasformazione. Vede le figurine, sta bevendo tanto alcol per recuperarle tutte in una volta. E quindi adesso abbiamo il Daltanius assemblato. Beh, allora io vi posso dire una cosa, al di là delle difficoltà nel trasformarlo, io vi posso dire che a me tutto sommato piace. No. Le alette sono volute, le abbiamo lasciate, certo, perché a me piacciono di più esteticamente. Poi non so se anche qui i miei soci. Mm-hmm. No, io le ho tolte. Io nel mio vecchio le tolsi. Ne ho tolte anch'io. Ma quasi Daltanius, cioè, ne sono in totale. Ne abbiamo un po'. 3, 4 ne abbiamo. Io direi di tua 5. No. Ce l'ho. Allora, 3 3 e 2 vintage. 4, 5. 5, 5 più un Beraglio. No, 2 vintage. Sì, e 3 nuovi. No, e 2 nuovi. 2 nuovi e 3 vintage. Ok. Bene, bene. Vabbè, avanti. Sì. Avanti con le considerazioni. Allora, quello che stavo dicendo è che secondo me invece fa tanta figura unito. Poi, se vogliamo eventualmente già ora confrontarlo per poi dopo andare a spiegare alcune cose che durante la trasformazione non sono piaciute. Perché la mano sbagliata. E va bene. La spada è diversa tra le due spade, sono leggermente. No, c'è la mano sbagliata. È solo la mano sbagliata. Ah, ok, che gli è un po'. Ma è più basso? No. Guardi. Ragazzuoli, non fatevi problemi sulle dimensioni. Esatto. Stamp le colli. Non è vero, sembra più grosso quello là. Sì, perché è la posizione nella quale più è messo, che probabilmente. Gli apro la bocca. Vado. No, adesso sembra più grosso un clic con la bocca aperta. Va bene. È una bella bocca. Allora, la differenza più grossa che si può notare, al di là della colorazione e della diverso sculpt della testa di Beraglius, anche la testa di Daltanius unito e formato, vince quella vintage, Sì. Cioè quella con colorazione vintage, perché ha una colorazione azzurro bianco con dello stacco, sì, rispetto a un mono grigio, sì, della testa del vecchio Chogokin. Sì. Allora si può dire che comunque sia nell'impatto estetico comunque vince ancora per me personalmente la versione 59 classica. E allo straccione, sì, vince anche per lui. Sì, 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 sì. Per il dottor Lobo invece vince la 59R. Per il bottegaio 59R. Figa, è un pareggio. È un pareggio, ragazzuoli. 2-2. Quindi, però attenzione, voi che seguite la recensione, dite il risultato. No, se io fossi andato nel sensei, avrei detto, beh, la mia vale doppio. Ma il sensei è democratico. Sto invecchiando. Sto decisamente invecchiando. Piace molto di più il giallo canarino. Invece a me no, il giallo canarino non piace. A me piace il contrasto delle gambe. Guardi, allora il giallo canarino non dà fastidio neanche a me. È più l'oro patate. A me invece piace di più l'oro delle gambe, perché mi dà molto un richiamo vivo. Anche perché se posso dire una robina, e si nota anche qua nel video, vedi che questo pezzo è d'oro, ma qua c'è la plastica. Questo stacco fa cagare la minchia. Immaginatevelo con questo. Ecco, con la testa, quella testa lì rende tanto. Che adesso poi questo sarà un attacco per una arringa del dottor Lobo. Arringhi. La difficoltà più grossa che abbiamo avuto nel trasformarlo è stato quello della testa, in quanto di Beraglios, in io quanto posso questa... magari farvelo vedere anche sull'altro fianco per vedere magari in quanto
ma questa fianco testa sono qui, brutti nel tutti momento due. In cui la muovi, rischia di staccarsi. Se si stacca è un casino riuscire a rimetterla in maniera decorosa perché stia bella stabile e ferma. Quindi io non capisco il senso di aver rifatto la testa come 59 classico con la colorazione figa, diciamo, figa, un po' più figa, quando invece il bello di questo 59R è il richiamo vintage. Ma il richiamo vintage non lo è solo per il beraglio, lo è perché le istruzioni hanno un richiamo vintage, la scatola ha un richiamo vintage. E quindi doveva essere... Quindi doveva essere un richiamo vintage di punto, basta, non doveva esserci la testa in più. Era sufficiente che non ci facesse quella doppia testa. Sì. Perché questa doppia testa qui ha questo... il gancino interno... Aspetti che prendo una spada infuocata per fare un pif, dica questo doppio gancio, questo qui, sì, okay. Si devono andare a incastrare con un perno che è talmente piccolo, talmente sottile, che nel momento in cui tu lo vai a molestare per staccare la testa, prima di riuscire a rimetterlo in sesto per metterci l'altra testa, smadonni. Cioè, però è tanto bella questa. Ma è bella, è bella. Sì. Però è tanto bella. La tenga così. Ah sì, come monito. Come monito. È chiaro che la si può mettere sul display stand delle armi. Ah, si può mettere sul display stand. È chiaro che se, dato che io l'ho comprato comunque il 59R, probabilmente se lo dovessi esporre, comunque lo esporrei con la testa vintage, non con quella testa. Perché quella è una mezza via. È la sua particolarità. Sì, comunque. Sì. Che magari per me lo imbottisce. Però è la sua peculiarità, sì. Quindi la sua peculiarità non la si può andare a togliere. Adesso siamo da una mezz'oretta messi così, sì? E io vi faccio notare quanto siano brutti i visti del fianco. Oh, lo sapevamo già. Sì, mamma, e anche di dietro, cioè non hanno un cazzo. Sono problemi che già si sapevano. Sì, sì, di dietro il deltagno. Questo è stato montato, vabbè, c'è il bagaglio sopra. Vabbè, si possono mettere giù. Vabbè, quello, sì, cioè. Però effettivamente da di fianco e da di dietro sono bruttini da vedere. Anche perché è stata una trasformazione della sua, alla velocità della luce, quindi un piccolo... No, questo è... È quello strozzonesco. No, è suo, è suo, Ah, è sempre il suo, vabbè. Chi è suo? Suo, del dottor Lobo. No, e poi cazzo sono delle... Ne abbiamo portati troppo. Delle probabilità di... Però sono 5 davvero. Ma io infatti sono convinto che siano 5. Allora il suo è qua dentro la scatola. Certo. E loro sono 5. Ah, loro sono 5. Io pensavo ma io l'avevo detto che ce l'avevo lì. 2 R e 3 normali. Sì. Là. Però infatti io poi ho detto, zitto. No, ok. Io sto zitto. Però anche la testa di Deltagno, se lo vede che nel vintage è più bella. È più bella. No, la testa di Deltagno è l'unica cosa che ha di più bello. Adesso non esagero. No, allora anche il giallo per me questo qui è più... È più garbato. No. Lo shading comunque è un impreziosimento in più. La testa è più figa. È chiaro che perde per me qua in questa parte comunque centrale, che comunque nonostante tutto questa testa a me comunque piace assai, perché quella lì è quella del cartone animato, comunque piace ma assai. Quella vinta ce lo fa diventare più massiccio. Sì, ma è proprio... Allora adesso prendiamo un attimo il Deltagnus vecchio e lo tiriamo via, si può dire. Adesso lo andiamo un attimino a pesare, yes, con la spadona, e vediamo che risultato dà. Beh, ma può fare la doppietta? Può fare la doppietta. Ma fa la doppietta per una testa? 888 grammi, cioè 888. Boh. Più di così, più preciso di così non si può. Non è livello Gigione. Non è Gigione. È solo Gigio. È Gigio. Gigetto. No. Gigetto no. Bisogna scendere. Gigetto sotto i 750. No, beh. 500. Allora, c'è anche Gigino. Gigino è 500. Sotto i 500. Sotto i 3. Sotto, sotto i 3 Gigino. Poi c'è Gigetto che va sotto i 500 grammi e poi dopo... Ma quando abbiamo recensito Grillo, quella macchina rossa, quello che cos'è loro? Quello lì è Grillo. Quello è un Cirillo. Allora, non lo so. Qui, allora, prima ci sono due prove teoricamente da fare, sul potere robotico. Togliamoci quella.
Togliamoci quella che me lo fa. La facciamo? La facciamo. Quella del Trider? No, prima quell'altra. Prima quell'altra. Sì. Facciamo in modo ce la togliamo, per così sa che è sempre una prova quella che mi fa soffrire. La fa sprezzare? No, mi fa soffrire. Ah, per la bellezza. Eh sì. No, nel senso che io sono adesso molto attratto dal daltanio. Sì? Adesso però tu se mi... adesso arriva a dove? Ecco, lei. Beh. Se adesso arriva a dove? Me lo fotte. No, io ragazzi, io non ho fatto altro che apprezzare il 59R. Ho detto che è qualcosa di incredibile, che la testa vintage mi riporta ai tempi che furono, però davanti a Adone non... Cioè adesso che uno non ce la fa. Kamoto qua come la mettiamo? No, non c'è paragone, ragazzi. Cioè, su Kamoto ha esagerato. Lei cosa dice, bottegaio? Che ho appena mangiato, un bel lavoro toglie quella file. No, lei non può. Lei non può dire così. Non può. Adesso la prossima volta che vada il giornalista, dopo la sgrida. Adesso mia, più bagaglia c'è la mia cosa. Quello è il capolavoro. Ma capolavoro! Cioè, ma di tutto. Io ho visto il trailer. Il trailer è carino, però quando lo vedo... Il trailer di cosa? C'è il trailer di quella file che si trasforma, che ci sono i nubi, è un addirittura ci sono i nubi cattive, c'è un design, ma vede questo design, questa armonia di forme, c'è qualcosa di incredibile. Ascolta, se prendiamo quella nave qua c'ha più forme. Vabbè, comunque più adesso togliamo Adone, perché si basta, perché ci fotte, e in un anno secondo facciamo la prova Trider. Allora, naturalmente questo qui, la prova Trider non può che superarla agevolmente, essendo un robot di classe Trider, se non di più addirittura, sì. Un robot di classe Trider non può che mangiarsela la nave, la prova del Trider, e la prova la passa con una naturalezza e una semplicità d'uso che... Solo Daltanius può fare. Solo Daltanius, era andato molto bene anche con Butler, Anche combattere come gli abbiamo messo su lui, è vero. Anche combattere è andato molto bene. Anche se è un full action, anzi, sì, beh, il full action, sai, essendo proprio posabile. Il Vultus DX dovrà tenerlo su con una mano. Quello sì. Con una mano, lì addirittura sì. Con una mano. Comunque, detto questo, gli darei un 8 intanto. Passata, sì. Anche con 8,5. Sì. E tra l'altro, come diceva poi il bottegaio. In questa posa addirittura forse la bellezza ne viene risaltata anche un po' di più. Comunque, detto questo, io dopo aver passato come poteva la prova di Adone, va bene. Come invece ha passato con più facilità quella del Trider, la prova del Trider, direi che ora c'è la prova del Sensei. Arriva il pagellone e lo vediamo fra un attimone. Perché lo mettiamo sul girellone. Certo. Quando c'è il pagellone. Certo. Quando c'è anche sotto il librone, però. Oh. Finalmente siamo arrivati all'ultima prova. La prova del 9, la prova del pagellone. Il pagellone. La prova che tutti i robot temono. Sì. E che tutti devono aspettano. Temere. E che poi chi guarda invece aspetta con grande trepidanza e ansia. Quindi, purtroppo io cercherò di non essere di parte, perché è il mio robot preferito, ma cercherò di essere il più severo possibile, o comunque giusto possibile, non severo. Poi dopo quello che ho appena fatto, come potete non prendermi sul ma allora sono anni di non è che stasera impatto estetico 7,5. No, taccia. Perché guardi, io adesso non avevo un frustino, un qualcosa, un pam. Però c'è quello per le mosche. Guardi che se ce l'avessi avuto qua adesso, col pensiero l'ho fatto, ma posso? Dica. No, grazie. Impatto estetico 8. Materiali. Allora, 888 grammi, è un gigio, non è un gigione, è tendente al gigione. Tende al gigione più che al gigio. È gigetto. Al gigetto. Perché lui è gigio.
Anche adesso anche lei deve fare un po'. Sì, è un casino. Vabbè. È incasinata la storia del zio. Sì, sì. C'è anche il zizzino. Batte ai ali, comunque io il 7,5 glielo do. Verniciatura. Allora, abbiamo visto che ci sono segni di sprue qua e là in giro, eccetera. La verniciatura è anche bella, però i segni di sprue lì fanno un po' cagariello. Quindi 7. Tra l'altro, che adesso poi la vabbè, mi attacco dopo quello che volevo dire. Posabilità 6,5. Così in fiducia, Adesso attacco quello che volevo dire. Accessori. Lo straccione che ha voluto metterlo in questa posa con la lama cosmica e lo scudo. Perché ha voluto rimarcare la differenza con lo scudo vecchio, ossia che questo è molto più lucido da quello che... No, io pensavo fosse proprio colorato in maniera diversa. Ah, invece è uguale. Ah, identico? È identico. Io pensavo invece che non me l'ho fatto notare. No, identico. Non ci sono differenze. No. Niente, allora niente. Accessori, cosa abbiamo in più? Il display stand si fa alla stessa identica maniera in quello lei del bottegaio che ha la scatola vecchia. Sì, ci sarà di guardare le istruzioni, ma che si ricorda. Prenda la scatola, mi faccia la cortesia. Comunque una macchinina non è dentro, non c'è. No, purtroppo no. C'è una testa in più? Come si chiamava quel robot buffo a forma di tartarugone di Deltanius lì? Porca bestia. Quello dove c'era la scatola vintage. Vediamo se sì, con in più la testa. Con in più la testa. Però la conformazione è la medesima con in più la testa. Quindi, sì, cambiano un po'. Quindi fondamentalmente vi trovate a sborsare circa 50-60 euro in più rispetto all'altro di listino per una testa in più. Esatto. Che tra l'altro si aggancia pure male e vi fa smadonnare. Sì. Quindi agli accessori io darei... E la scatola è più cosa, eh? 7. Più, diversa, come si dice? È più compatta? Più compatta. Sì, più piccola. Ecco, quella è una bella cosa. Sì. Trasformazione. Allora, è identica all'altra con la differenza sulla testa che fa incazzare un po'. Quindi la trasformazione, non so cosa gli viene data all'altro, a questo gli diamo un 6, così siamo sicuri che è inferiore all'altro. Confezione. Dobbiamo fermarci? No. Le è suonata la campana, state godendo, vuol dire che è successo qualcosa. Figo. Vada. Siete degli schifoni. Vada. Siete schifoni. Qua si parla di robottoni. Allora, sai che a me questa mi piace tanto? È veramente figa. E tra l'altro, fate vedere, dato che lei è bottegaio, facciamo proprio vedere anche la migliore ottimizzazione degli spazi. Non mi dispiace neanche quella vecchia, diciamo. Allora, no, tra virgolette. Mi piace l'ottimizzazione perché? Di spazi. Sì, vedete che è tanta roba. Tanta roba, sì. E tra l'altro gli accessori che sono contenuti sono gli stessi. Uguali. Quindi ci fanno vedere che si può migliorare il packaging. Sì. Se vogliono possono. Se vogliono. E a lei le piace molto questa? Allora, mi piace molto. Mi piace molto anche quella. Però devo dire che, insomma... La giri, sensei. La giri. Guardi. Ma secondo, miei, solo, sì, secondo i miei gusti, io devo dire che mi piace più la scatola vecchia. No, ma anche me. Però non guardi, è male. Guardi questo. No. La trasformazione. Se Daltagno è il mio robot preferito, è dovuto al fatto anche che io avevo avuto questo qui nella sua versione vintage. Anche quello scatenò la mia, come dire, sudditanza. Verso Daltagno. Ma detto questo, la confezione, comunque, il suo 7,5 se la merita. L'incazzatura, valutando i 12 litri di... liquidi persi dal dottor Locke della trasformazione, non si può che dargli almeno un 6,5 all'incazzatura. Gli dia un 7. Anche un 7. Un 7, va bene. Visto, guardi, perché non avevo fazzoletto pronto, perché la volevo sottosuturare, perché stava veramente dando tutto quello che poteva tutto abbiamo dare. Dato. Signor Sensei, posso fare una piccola considerazione? Dica. In 9 anni hanno migliorato solamente la scatola, però. Secondo me sì. Beh, nel ciò, senso sì. Che il robot è compagno. Sì. L'oro a me non piace. Anche la trasformazione delle zampe da ma allora, secondo me. Allora, secondo però, me. In 9 anni ci hanno avuto tutto. Indubbiamente è bottegaio, però la storia ci insegna di Bandai che le versioni R sono una sorta di restyling
ma non lo sono. Ah, perché comunque l'unica differenza che fanno, o mettono dentro un paio di accessori diversi, sì, o cambiano un pochettino la colorazione, okay, ma non vanno a cambiare né lo sculpt del robot, né tantomeno trasformazioni o cose di questo tipo. Ciò che andremo a vedere nel Trader G7, che non sarà il prossimo R che andremo a recensire, ma prima recensiremo il Black OX in versione R, perché arriverà prima. Nel Trader G7, perché? No, perché? Ma perché è sempre bello? No, ma non volete capire che Berardo che uccide? Perché? Cosa c'è perché? Il Trader avrà una nave differente da quella precedente, quindi lì si andrà a stravolgere, tra virgolette, un accessorio, ma non il robot stesso, che avrà anche lì una colorazione leggermente diversa, ma non avrà nulla di diverso dal punto di vista del... Quindi le versioni R non... Nei Mazinga questo successe tempo fa, quando noi ancora non pensavamo niente a collezionare. No, io ho fatto questa considerazione perché ho detto, figli, 9 anni, Cristo. No. Almeno le gambe del beraglio, a parte, cioè solo quello. Perché pensi che lei 9 anni, il Dan Cougar, che era del 2003, l'hanno ristampato l'anno scorso, è rimasto tale quale, si vede con la differenza. Si vede che comunque è perfetto. Per loro sì, ma sa, va anche... Per lei? No, perché... ma si questo vogliamo sapere, cioè, per lei che... è migliore o meno, cioè nuove versioni rispetto a quella vecchia? No, siccome no. No, non è assolutamente migliore, no. Va, diciamo, a toccare quelle corde dei vintagisti, che il dottor Lobo è tra queste, sì, però guarda, è tra queste persone, sì. Ok, quindi stanno dicendo che questa versione R va a toccare le corde dei vintagisti, sì, comunque, sì. Non è... non va purtroppo a migliorare i difetti che purtroppo ci sono di questo gioco. Un po' lo peggiora. È chiaro che io pur... Un po' lo peggiora, se vogliamo considerare la testa del... Ah, beh, allora può peggiorare un pochettino, sì, ma la trasformazione, sì, sì, o comunque anche la stabilità della testa. Però, detto quello, lo peggioro perché ti dà la possibilità di cambiare la testa, esatto, perché se fosse la testa unica senza la possibilità di cambiare, tale quale non vecchio lo peggiorerebbe, no. Anzi, sarebbe tale e quale, sì, sì. Detto questo, andiamo alla sua ogività. Però non è così facile. Allora, per dirvene una, io già possiedo 2 Daltanius 59. Andare a prendere una terza coppia è proprio un senso di sboronaggine, forse anche fin ingiustificato, perché per il doppia coppia siamo già a posto. Prenderne una terza, sì, si va un po' a vedere le differenze di colorazione, però a quel punto lì, se proprio uno volesse esagerare, bisognerebbe addirittura prenderne una quarta coppia per fare la doppia esposizione di ambe due, le due soluzioni. Perché nel momento in cui si va a prendere un 59R possedendo soltanto un 59, secondo me comunque sarebbe in ogni caso sbagliato, perché i due Chogokin non si chiamano, secondo me. Avendo questa colorazione differente, si nota, vedendo uno assemblato e uno disassemblato, che stonano l'uno con l'altro, quindi vogliono messi teoricamente, secondo me, lontani. Poi dopo, questa è una mia impressione, quindi se uno vuole fare addirittura il doppia coppia, deve prendere doppia coppia di 59R o doppia coppia di 59, se uno vuole essere, vuole vedere il Daltanius in tutte le sue configurazioni. Però se uno possiede già 2,59, prendere anche questo deve proprio amare. Questo deve richiamare i vintaggiosi. Dipende quanto ama il vintaggioso. Sì. Allora uno deve amare sia il robot, che allora può essere un motivo per comprarlo. Se uno ama il vintage è un altro motivo per comprarlo. Se uno ha ambedue nel cuore, non si può esimere dell'acquisto. Quindi l'ogività comunque rimane alta, ossia di 7,5. Rapporto qualità-prezzo, 270.
60-270 euro per questo Chaorin, ha subito una bella inflazione rispetto a quello precedente che si attestava sui 200 euro, grosso modo 200-220 euro. Quindi io rapporto qualità-prezzo non posso che dire 5. Giudizio finale, per me comunque è leggermente inferiore alla precedente versione. Non so cosa gli ho dato, però gli do un 7 che secondo me è meno dell'altro. Ah, sicuramente. Questo è quanto? Bene. Mi ritrovo abbastanza d'accordo. Sì. Quello che mi fa bruciare di questo qua è la testa di Antares, cioè questo blu col mento bianco. Lei deve fare perfetto. Una cosa. No, non me lo dica. Deve prendere 59 euro. Esatto, poi gli stacca la testa, lo mette sull'altro e quello dell'altro lo mette su questo. Sì, lo so, ma ho detto non me lo dica. Io gliel'ho suggerito. Qualcuno si gira e gliela inculi. Quando andremo a Novegro all'alba, ecco, il primo del Tanius che vede esposto con la testa così, tac! Ecco. Perché la mattina presto tutti dormono e io lei invece che è già due ore che gira nel cocktail. Bello fresco, eh. E pronto, energico. Che dobbiamo. È pronto. È pronto a fare cosa? Ad andare via alle 4 di mattina. Sono pronto. Ma già il sensei oggi mi ha detto: mammi, ma guardate che boh. No, ma c'è un momento. Se c'è da partire il sensei, no, e su questo non ci sono dubbi. È a tirare il carretto. Sì, non ci sono dubbi, va bene. Allora io direi che ci salutiamo qua. Ma lei non deve salutare qualcuno? Devo salutare qualcuno? Non lo so. Chi deve salutare? Deve... No, ma lei si riferisce alla recensione. Ma io l'avrei fatto durante l'angolo dello straccione. Qua non c'entra una fava. No, pensavo che essendo stato redarguito. Lo so. Nella prossima mi farò più. Passerà del tempo. Mi farò. Attenderanno. Settembre. Sì, se la tira. No, non è che me la tiro, non è che adesso potere robotico diventi così democratico e elastico, cioè. Va bene, allora ringraziamo il sensei che ha sempre fatto, insomma, il suo la sua roba. Il bottegaio che ha bottegato e il dottor Lobo che ha lavorato, che ha bestemmiato, lavorato. La prossima volta ci porta anche gli altri due pezzi vintaggiosi, Se lei si alza all'alba, però io mi alzerò e lei dovrà pagare. Lei dovrà tirare fuori il vil di nero. Ma anche lei, ma io ne voglio tirare fuori poco. No, lei ne dovrà tirare fuori tanto. Perché? Cosa c'è da prendere? Le straccionate per l'angolo dello straccione. Ho capito, ma quelle si cose... Si deve rimpolpare, perché poi dopo magari se la chiudono e Novegro, poi non si... No, appunto. Potrebbe essere l'ultima Novegro del 2020. Va bene. Salutando, scusa. Ciao Gerry. Ciao. Dunlop.